finalmente arrivato in Borneo, per la precisione a Kota Kinabalu, ed è il 24 luglio 2011. E senza nemmeno dover andare in foresta abbiamo già fatto il primo incontro. Si tratta di Mydactylus frenatus. Questo geco è comunemente chiamato house geco proprio perché il suo ambiente abituale sono le case, i muri, gli edifici diroccati. Non a caso il nostro albergo è ricoperto per l'intera superficie esterna. Come vedete, oltre agli adulti abbiamo già trovato anche dei baby, quindi possiamo dedurre che siamo in pieno periodo di schiuse, visto che questo piccolino qua avrà all'incirca un mese o forse anche meno, e possiamo dire che di questa specie in genere le uova vengono deposte nelle fessure dei muri, negli anfratti, e in qualsiasi luogo riescono a trovare del riparato. Le cascate Mahua è stata piacevole, abbiamo potuto vedere diverse raganelle, rospetti, rospi, rane. Purtroppo non abbiamo incontrato nessun geco, per carità, non che la serata non sia stata piacevole, visto che abbiamo incontrato arachnidi veramente interessanti, però non sono il nostro obiettivo, quindi il nostro viaggio si sposterà verso Ranao. Questo è un Mydactylus garnoti, almeno sospetto Mydactylus garnoti, in quanto questo dovrebbe essere un maschio, mentre gli Mydactylus garnoti sono partenogenici e quindi dovremmo trovare solo femmine. Adesso cercheremo ulteriormente in questa zona per vedere se troviamo anche delle femmine e confermare l'identificazione di garnoti. Mezzanotte e mezza, 1500 metri, Monte Kinabalu. Questo è un bellissimo esemplare di Cyrtodactylus baluensis che abbiamo avuto la fortuna di trovare su una parete rocciosa qui accanto a noi. Vive dai 150 ai 2500 metri ed è impressionante come riesca a essere attivo anche in una serata come questa che promette temporali e che ha una temperatura di circa 19-20 gradi. Questo è un maschio adulto di Cyrtodactylus baluensis. Abbiamo appena trovato una legnaia, continuando la nostra ricerca del 27 luglio. E la temperatura è calata ancora, quindi saremo sotto i 19 gradi e comunque troviamo ancora attivi questi gechi. Questo è veramente impressionante per veramente temperature bassissime. E questo è un maschio, come avete visto le dimensioni, adulto, mentre quello di prima era un subadulto e maschio, come potete vedere da qui. L'una e mezzo di notte, siamo sempre sul Monte Kinabalu e questo qui è il terzo geco che abbiamo trovato questa sera. Si tratta ancora di un volto di Cyrtodactylus baluensis. È una femmina subadulta di dimensioni a metà circa tra il primo e il secondo che abbiamo trovato. E stava dentro una tana in una parte di terreno roccioso coperta anche da un po' di muschio e stava ben nascosta, è stato difficile vederlo e ha appena perso la coda, infatti non ha ancora cominciato a rigenerarla, anzi ha proprio una puntina piccola e siamo sempre intorno ai 1500 metri con una temperatura abbastanza bassa, con anche abbastanza vento, infatti siamo piuttosto sorpresi di trovare tutti questi gechi in attività. Siamo sempre ai piedi del Monte Kinabalu, sono le 2 di notte circa, la temperatura è più o meno la stessa di prima, intorno ai 18 gradi,
e abbiamo finalmente trovato un esemplare di Cyrtodactylus marzii, un maschio probabilmente adulto dalle dimensioni che ha. E la differenza principale dal Baluensis è la zona femorale, dove è possibile vedere bene gli emipeni e i pori femorali e preanali assenti nell'altra specie. Lungo la via del ritorno verso il nostro albergo, sono quasi le 3, e abbiamo trovato l'ennesimo geco in questa ottima notte per andare a fare herping. E questa volta si tratta di un Baluensis e una femmina gravida. E si vedono molto bene le uova sulla pancia. Era molto vicino alla sua tana, un buco nella terra umida, e appena abbiamo provato a prenderla si è subito rifugiata. Abbiamo dovuto faticare un po' per tirarla fuori senza disturbarla. Molto importante non disturbarla, perché appunto le uova sono praticamente pronte, e infatti adesso la libereremo e la lasceremo stare, e così potrà deporre con calma le sue due uova. Sono le 10:15 e siamo alla Book Bay. Come vedete alle mie spalle, qui è pieno di palmeti, e questo scenario si presenta circa da Telupid fino a qui. Probabilmente si estenderà anche oltre. Lo scenario è un po' desolante, visto che per chilometri e chilometri ci sono solo ed esclusivamente foreste di palme. Queste foreste servono per produrre olio di palma. Olio di palma che ormai soprattutto nel mondo occidentale viene utilizzato per qualsiasi cosa. Il problema è che quando queste piantagioni saranno morte, non sarà più coltivabile il terreno, non ci sarà più nutrimento per niente. Quindi quello che vedete alle mie spalle adesso, verde, con palme, con uccelli, animali vari, sarà un deserto. Questo piccolissimo e velocissimo geco è un baby di pochissimi giorni di Hemidactylus platyrus. È probabilmente, insieme all'Hemidactylus frenatus, il geco più comune che si trova qua nel Saba. Lo si trova praticamente su ogni edificio che abbia una luce che attragga insetti di notte, e i gechi vengono qua a mangiare. Come altitudini, a qualsiasi altitudine siamo stati, dal livello del mare fino a 1500 metri, l'abbiamo sempre trovato. Stasera abbiamo incontrato questa femmina di Gecko monarchus, femmina subadulta, visto che la dimensione del corpo è di circa 8 cm dalla punta del muso all'inizio della cloaca. Vive agli inizi del bosco e spesso colonizza edifici umani, come la parete al mio fianco. D'adulto è un geco che senza coda arriva a circa 10 cm e prevalentemente insettivoro, e coesiste in habitat con altre specie di geco come Hemidactylus platyurus o Hemidactylus frenatus. Ci troviamo ora di fronte ad un anfibio molto particolare, le Polypedartes leucomista. Questa piccola specie di rana è estremamente interessante in quanto abita degli ambienti che direi impossibili per altri tipi, per altre specie di rane. Possono stare anche all'esterno, in pieno sole, senza disidratarsi, e rimanere anche attive.
è una piccola specie che abita delle pozze di acqua molto molto calda, che avendo intrappolando scarse quantità di ossigeno li ha obbligati ad evolversi in maniera da poter abitare anche ambienti esterni. Come potete vedere, anche le ovature di questa specie di rana sono poste in una posizione insolita, sono esposte al di fuori dell'acqua in pieno sole durante il giorno, e quindi devono aver sviluppato un meccanismo molto particolare per proteggere l'idratazione delle uova. Questa sera abbiamo la fortuna di trovarci di fronte anche a un draco che abbiamo trovato addormentato. È un draco quinque fasciatus, possiamo vedere che è un maschio e possiamo ben vedere i colori di questo esemplare, che nei maschi sono verde brillante sui lati, ha quattro piccoli dentini molto sviluppati nella parte rostrale della bocca, e come potete vedere anche da qua sotto abbiamo di fronte un esemplare maschio. I dati che ci sono riportati in letteratura per questo animale sono che si nutre esclusivamente di formiche e che richiede di grandi spazi, quindi l'allevamento in cattività è, per quanto ci riguarda, fortemente sconsigliato. La notte in queste zone ci ha regalato una splendida sorpresa e lo splendido incontro con questa splendida femmina di Certodactylus Yoshi. È una specie abbastanza grande, endemica del Borneo. Si trova nelle foreste, su alberi abbastanza alti e in mezzo fogliame. La colorazione è marrone chiara, bandeggiata con delle strisce di marrone più scuro. L'iride è marrone e questa è la dimensione di un esemplare adulto, sono circa 18 cm, coda compresa. Questa aggressività può essere anche dovuta al fatto che questa femmina è gravida. Il sud del Saba in questa notte ci regala altre sorprese. Ecco l'incontro di adesso, è una femmina di Gecko Smithii, il più grande appartenente al genere Gecko. Diventa circa 3-4 cm più grande del Gecko Gecko, Tokai. Le differenze principali sono la colorazione del corpo, che è più tendente al verde oliva con alcune macchie bianche, il colore dell'iride dell'occhio, che è verde e smeraldo, e la forma della coda, che più che a quella di un gecko gecko ricorda a quella di un gecko vittatus, infatti è semiprentifida. Questa splendida femmina è anche gravida, ha due belle uova, probabilmente le deporrà tra pochi giorni. Questo qua è un altro esemplare di Gecko Smithii. Questa volta si tratta di un maschio adulto, come potete ben vedere dalle dimensioni ragguardevoli. La differenza con la femmina è che, a parte gli emipegni e i pori classici della maggior parte delle specie di gechi, anche la testa è di dimensioni maggiori. Sono gechi dal carattere molto irascibile, come i loro parenti più famosi, i Tokai. Abbiamo sopra di noi una colonia di circa 2 milioni di pipistrelli. Queste grotte sono famose oltretutto per la raccolta dei nidi di uccello. Questi nidi vengono raccolti due volte l'anno e sono valutatissimi sul mercato. E si raccolgono tramite delle scale e delle funi e delle stecche che danno da mangiare alla popolazione locale. Gli abitanti principali di queste grotte sono i pipistrelli, gli uccelli che costruiscono i nidi, e le numerosissime blatte che popolano il guano e le pareti, e si nutrono anche di pipistrelli morti. Quello che vedete alle mie spalle è un esemplare adulto di Varanus albatum. Questo varano è palesemente vecchio,
o perlomeno ha avuto diversi scontri nella sua vita, gli manca un bel pezzo di coda, ha un occhio malandato e soprattutto non ha paura dell'uomo. Solitamente i varani che abbiamo visto da queste parti, come ci vedono, dopo i 2 metri scappano in acqua, corrono via. Questo, riusciamo ad avvicinarlo fino ad 1 metro di distanza, si ferma, ci guarda e poi se ne va. Purtroppo la nostra salita verso le uscite dei pipistrelli sulle Gomanton Caves è stata interrotta dalla pioggia. L'interruzione è dovuta al fatto che poi tentare di scendere da questi monti con la roccia bagnata è quasi impossibile, soprattutto contando che ci sono tratti dove bisogna fare quasi del free climbing per riuscire a scendere e la roccia scivolosa non aiuta. Siamo all'ingresso delle Gomanton Caves e stasera siamo riusciti a trovare un subadulto di geira mutilata. Questo è un piccolo gecko che in letteratura è citato come house gecko e quindi dovrebbe trovarsi comunemente nelle case. Nonostante questo è il primo esemplare che siamo riusciti a trovare e si trovava nell'ambiente del guano e delle blatte che popolano il sottofondo delle grotte, quindi probabilmente la sua alimentazione sarà costituita da anidi di blatte. Siamo sulle sponde del fiume Kinabatangan e ci è capitato di incontrare questo simpatico sauro dormire sulla bassa vegetazione, come ci è capitato di osservare con le Broncocella cristatella. Questo esemplare adulto presenta una colorazione verde scura e questa simpatica e curiosa protuberanza sulla punta del muso. Inoltre ha un'altra interessante particolarità, che è il colore della bocca, di un blu intenso e il palato nero. Dalla pupilla e dal fatto che dormisse nei cespugli deduciamo che è un animale diurno e sicuramente insettivoro. Siamo sulla strada per il Magliao Basin e la strada qui è completamente circondata da palmetti da decine e decine di chilometri, e la foresta che viene tagliata per far posto a questi palmetti viene poi raccolta qua in questi enormi punti di stoccaggio e ci si può fare un'idea perlomeno parziale degli effetti che può avere il disboscamento. I'm Toby Matthews and I'm working here in Borneo in Sabah. This is Belian Camp in Malaya Basin. And this is where we're measuring some of the trees for carbon flux studies. Most of Sabah has got a big problem with the oil palm because large areas of primary forest like this one are being cut down so that it can be planted up with oil palm. Oil palm is a species from Africa which has been planted very successfully here, grows very well, and you're currently standing in the Yayasan Sabah management area, and they have hundreds of thousands of hectares under oil palm at the moment, and this is a very important cash crop for Malaysia. Malaysia is one of the biggest producers of oil palms, I think the biggest actually in the world. It's a big problem for the biodiversity in the area because not many species can survive in the oil palm environment. They need primary forest like this, or even logged forest like this would do just fine for most of the species. Orangutans, for example, can live just fine in this, but they don't last very well in the oil palm. Trouble is, it's a cash crop, makes lots of money, and that's the problem. Part of the reason why we're measuring things here is because we want to see what the difference is between primary forest like this, logged forest like this, and we are also making measurements in the oil palm in Calabacan. That's what I wanted to say. Yeah. Abbiamo tra le mani un esemplare probabilmente adulto di Boiga cynodon,
è un esemplare magnifico, come potete vedere, anche per la colorazione. È abbastanza mansueto, non si è, ha solo gonfiato il collo durante la cattura, ma non ha mai tentato seriamente di mordere. Possiamo vedere anche il particolare della coda, che ha una coda spettacolare con delle bande gialle, mentre il corpo è marrone, sempre screziato di giallo, ma con le bande nere. L'esemplare in questione è stato appena misurato e misura circa 2,5 metri, quindi è un esemplare praticamente adulto, visto che le dimensioni riportate in letteratura sono di circa 2,80 metri. Siamo giunti alla conclusione dell'Italian Gecko Expedition. Questa spedizione è stata realizzata perché eravamo curiosi di vedere quali specie di rettili anfibi riuscivamo a vedere in natura nel Borneo. Ovviamente il nostro interesse era principalmente indirizzato verso i gechi e devo dire che effettivamente siamo rimasti abbastanza soddisfatti del nostro viaggio. Io vorrei spendere due parole per quanto riguarda quello che ci aspettavamo e quello che effettivamente abbiamo trovato qui in Borneo. Mi aspettavo un paese in cui ci fossero un sacco di foreste incontaminate e invece ci siamo trovati di fronte alla sconsolante vista di acri su acri di piantagioni di palme da olio, che è stata probabilmente la nostra più grande delusione, vedere un paese così bello, perché siamo riusciti a vederlo come sono realmente le foreste incontaminate. E vederlo così rovinato da queste piantagioni ci ha veramente ucciso un po' nel cuore. E inoltre abbiamo visto come alla fine sia veramente una foresta quasi impenetrabile a parte i sentieri, e per poter aprire un nuovo sentiero sarebbe assolutamente necessaria una guida e parecchio lavoro. Per quanto riguarda gli animali che abbiamo trovato, i più comuni sono stati senz'altro gli scinchi, trovati praticamente ovunque in qualsiasi habitat, dalle foreste di mangrovie fino alla foresta semi-umida, di diverse specie, moltissime specie. Un altro animale molto comune, inaspettatamente comune, è stato il Varanus salvator. In alcune zone, soprattutto i villaggi più poveri, era abituata all'uomo, tant'è che non si spaventavano nemmeno quando noi ci avvicinavamo per fotografarlo. Durante il giorno, oltre ai già citati varani e scinchi, abbiamo trovato anche altre specie più rare di sauri, quali i draco, molto difficili da osservare per bene perché abitano soprattutto la parte più alta degli alberi. Oppure un'altra specie è stata la Broncocella cristatella, molto bella da vedere per via del colore molto verde acceso, che però se stressata diventa di un marrone scuro. E l'abbiamo anche trovata lungo una strada di notte mentre dormiva sulle foglie. Gli anfibi li abbiamo trovati in vari ambienti, ovviamente legati all'umidità, non molto distanti dall'acqua, ma comunque in una discreta varietà di ambienti, dal fosso artificiale a fianco della strada fino alla vegetazione più bassa nella foresta. Sono stati forse gli animali più difficili da identificare, un po' per la loro grande varietà, un po' anche per nostra inesperienza per questo tipo di animali. Infine, gli animali per cui siamo venuti fino qua giù in Borneo, ovvero i gechi. Siamo stati molto fortunati sotto questo punto di vista perché ne abbiamo trovati una grande varietà di specie. E bisogna dire che nonostante siano gli animali che più ci appassionano, abbiamo trovato una grande difficoltà a volte a identificarli correttamente per via sia della loro variabilità in quanto a numero di specie,
ma anche a cambiamenti di caratteristiche, quali il colore, all'interno delle singole specie, da esemplare a esemplare. La buona riuscita di questo viaggio la dobbiamo anche agli sponsor, che ci hanno dato attrezzatura per affrontare la foresta. Ad esempio, Exotic Project ci ha aiutati con i vari ganci per i serpenti, il GPS e queste spettacolari magliette che ci hanno accompagnato per tutto il viaggio. Come ci è stato utile ciò che ci ha dato Tagliani.it per poter ricaricare le nostre macchine fotografiche e il computer portatile grazie ai pannelli solari e agli inverter. Mentre il System Irish Pub ci ha dato un contributo che ci ha permesso di avere alcuni apparecchi tecnologici come il portatile, che ci ha permesso di scaricare le memory card delle macchine fotografiche. Infine ringraziamo anche Tokai Studios, che oltre all'attrezzatura per fare questo filmato e i filmati fatti durante le nostre spedizioni, ha portato qui anche il cameraman, che ringraziamo in prima persona. Grazie Massimo. Cameraman di merda. Oh, fangulo. Oh, fangulo. To